In un tempo lontano, in una piccola cittadina chiamata Aosta, in Piemonte, nacque un bambino destinato a lasciare un segno indelebile nella storia della filosofia e della religione. Era l'anno 1033, quando Anselmo vide la prima luce, figlio di Gandolfo e Ermenberga, nobili e ricchi, ma di cuori divergenti. Mentre il padre, immerso nei suoi affari, poco si curava dell'animo del giovane Anselmo, la madre, donna di profonda fede, sapeva che il destino di suo figlio sarebbe stato straordinario. Con il cuore colmo di pietà e la mente brillante, Anselmo crebbe in un ambiente contrastante. La perdita prematura della madre e l'opposizione del padre alle sue inclinazioni spirituali lo spinsero, per un breve periodo, verso le tentazioni del mondo. Ma il destino aveva in serbo per lui un cammino diverso, un cammino che avrebbe cambiato la sua vita e quelle di molti altri. Spinto dalla severità del padre, Anselmo lasciò la sua casa alla ricerca di una nuova vita. Il suo viaggio lo portò in Francia, dove, errando senza meta, il destino lo guidò al monastero del Bec in Normandia. Qui, sotto l'ala protettiva di Lanfranco di Pavia, Anselmo scoprì la sua vera passione: lo studio e l'amore per il divino. Fu una rivelazione che riaccendesse in lui i desideri di perfezione e la decisione di rinunciare al mondo per seguire la vita monastica. Vestendo l'abito benedettino, Anselmo si immerse in una vita di studio, preghiera e meditazione. La sua saggezza, la sua dolcezza e il suo impegno attirarono l'ammirazione di tutti coloro che lo circondavano. Divenuto priore e poi abate, Anselmo si rivelò un leader spirituale di rara profondità, un maestro che univa la severità necessaria alla guida dei suoi monaci con un amore paterno che ispirava rispetto e affetto. Nonostante le sfide, inclusi l'esilio e i conflitti con il potere terreno, la fortezza di Anselmo non vacillò mai. Egli affrontò ogni ostacolo con una carità e una pazienza che erano il segno della sua grandezza spirituale. La sua capacità di perdonare e di amare anche nei momenti più bui fu una luce per coloro che lo circondavano, dimostrando che la vera forza risiede nella bontà e nella fede. Tornato a Canterbury, Anselmo continuò la sua missione fino all'ultimo respiro, servendo il Signore con dedizione e amore. Morì il 21 aprile 1109, lasciando un'eredità di saggezza e santità che ancora oggi illumina il cammino di molti. Sant'Anselmo d'Aosta, il primo degli scolastici, non fu solo un filosofo che seppe armonizzare la ragione con la fede, ma anche un uomo di profonda umanità
che con la sua vita testimoniò che è possibile superare le tenebre del mondo con la luce dell'amore e della conoscenza. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.